Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, ho la skin e sono sul server Minecraft. Raga, guardate, ho anche la shader, solo che è un po' fastidio quando fai così. Però è bellissima, bisogna dire. Allora, sì, come vedete, qua sono già su un altro server perché Minecraft lagga troppo. Comunque sono su Hive MC, vabbè, ve li metterò entrambi in descrizione. Comunque, come avete capito, sì ragazzi, guarda che figo, sono premium. Sta per iniziare il mini games disco block. Allora ragazzi, è questo, che in pratica tu devi andare sui colori giusti che tutti gli altri scompaiono e cadi nel nulla. Comunque volevo un po' parlare che sono premio, sì, mi voglio un po' vantare, diciamo. Comunque, allora, voi magari penserete anche, cioè alcuni potrebbero pensare, ma sei, tipo, sei fortunato, oppure altri potrebbero pensare, sei sfigato. Comunque, beh ragazzi, cioè, i server premium sono sempre tipo, ci stanno tipo sulle 20.000 persone, sono sempre pieni zeppi, sì, sono sempre pieni. A volte non puoi neanche entrarci, quindi non sono l'unico sfigato ad averlo comprato. Poi non è neanche da sfigati, cioè io volevo comprarlo, me lo sono comprato, no? E poi, allora, poi cioè, i minigames sono strabelli, cioè i cosi craccati non trovano cose simili. E poi è più figo sapere di essere premium, non so, è figo. Cioè, un gioco che l'hai comprato ti sembra più tuo, più personale, diciamo. Quindi è più figo. Cos'è? Questo? Sì, dovrebbe essere questo. Sono tutti su questo. Infatti è questo. Allora, volevo anche farvi vedere. Fra poco, adesso finisce questa partita. Sì, è questo. Volevo anche farvi vedere come l'ho comprato. Perché l'ho comprato, non l'ho scaricato illegalmente. Mi sa che si poteva anche scaricare illegalmente. No, secondo me non si può perché la Mojang. Vabbè, adesso la Microsoft, penso, ha fatto un coso di sicurezza enorme che. Cioè, è impossibile manco scaricarlo. Se tipo essere premium non si può fare hack. E poi anche se si potesse avrei un po' paura perché cioè se ti beccano. Secondo me è peggio di. Sapete tipo te lo scarichi crack. Non è questo. Qual è? Cos'è? Ma qua c'erano due quadratini nel nulla, era impossibile da trovare. Vabbè, a parte queste cose. Adesso vi volevo parlare. Allora, secondo me c'è tipo se tipo scarichi Minecraft craccato, quello non premium. È meno grave di scaricare quello premium. Poi non so neanche se si può fare. Comunque per me è così. Poi boh, pagare è un po' tipo ti sembra un po' più tuo. Più figo dai. Fa più figo ragazzi. Comunque guardate che bella skin. Allora adesso vi volevo dire i vantaggi e gli svantaggi di essere premium. Poi ci sono i numeri che rompono. Però vabbè. Adesso vi elenco i vantaggi di essere premium. Allora il primo vantaggio. Sapete quando dovete loggare, fate login e poi mettete la password? Quando sei craccato è stra brutto perché tipo devi ogni volta che rientri alla UBA in alcuni server devi sempre rimetterla. Tipo fai due partite, devi mettere la password 50 volte, non lo so. E qui invece non c'è nessuno, cos'è? Comunque, qui invece non la metti mai perché tu ti loghi su Minecraft e quindi loro la prendono già tipo... Cioè tu ti sei già loggato in pratica, quindi ti loghi una volta su Minecraft e sul server sei già a posto. Questa era la prima cosa. Sta per iniziare. Oh, è iniziato. Ma cos'è sta roba? 8 secondi. Comunque one in the camber con l'arco che sciotta. Tipo una specie di PvP. Figo. Vaffanculo, ma io sono nabbo in questo, non so perché lo voglio portare. Vabbè, adesso tutti mi prenderanno in giro, ma pazienza. Comunque, a parte queste cose qui. Vaffa amico, sono nabbo, super nabbo. Oh, non sono poi così nabbo. Comunque, a parte essere nabbo e non essere nabbo. Il secondo cosa è, vabbè, andare su questi server strabelli. Vaffa amico, no, faccio schifo. Adesso un altro colpo e sono morto. Comunque, il secondo motivo è avere la possibilità di andare in questi server fighissimi. Ma quanto sono nabbi, ma quanto si può essere nabbi? Beh, il secondo motivo è andare su questi server fighissimi. Ma no, guarda, ma... Cioè,
Uffa. Poi il terzo motivo è avere la skin fighissima. Comunque vi piace la mia skin? A me piace. Non sono un po' di così nabbo. Papà mego. Chi è nabbo adesso? Chi è nabbo adesso? Non io, non sono io nabbo. Ah, non sono nabbo. C'era un altro nabbo qua. Vabbè, andiamo via. Comunque avere la skin fighissima, ditemi anche se vi piace o no. A me piace molto la skin. Boh, non so. Comunque scusate anche se ho un po' di raffreddore, perché sì, ce l'ho, lo ammetto. Oltre alla malattia della nabbita, su questi minigames ho anche il raffreddore. Vabbè, a parte le cavolate. Vaffanbego. Wow, anche se ho... Ma siamo le vite, ma non lo sapevo. Ma allora sei scemo. Io pensavo che rispawnavi sempre. Ma non ha senso. Ma vaffanbego, va. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ragazzi, adesso sinceramente non mi viene più in mente nessun vantaggio. A parte quelli che ho appena detto. Però ce ne sono tanti altri. Cioè, se lo comprate è bello. Non vi pentirete. Poi io non mi pento. Ma poi non è che costa tanto. Cioè, 20 euro non sono poi la fine del mondo. E poi, un'altra cosa bella è che... Sì, vabbè, è tutto fatto meglio. Guardate l'AU, che bella. E poi tipo anche tipo le mappe di survival games, anche se non le ho ancora provate. Però su YouTube ho visto che sono fatte molto meglio. E tutto il raffreddore, scusate. E poi un'altra cosa positiva è che c'è, cioè, è più tuo se lo compri. Non so come spiegarmi, non so se lo capite il concetto, però per me boh, non lo so. Vabbè, comunque adesso vi mostro come fare, come l'ho comprato. Non mi fa più andare qui. Vabbè, ci sarebbe Get Minecraft, poi Get Minecraft, ci andate, guardate. Io, a me c'è solo il download perché io l'ho già comprato. Ma che brutto. Ma fai schifo, fai. Comunque lì ci sarebbe tipo mettere il nome. Adesso forse aspettate un secondo. Guardate ragazzi che belle immagini che ho trovato. Sono molto fiero, è bella l'idea. Come vedete qua, dove c'è scritto Wig How, quella cosa lì. Aspetta, adesso faccio una cosa. Scusate, ho trovato le immagini. Guardate, vedete qua, ci sarebbe create prima l'account, tipo c'è il coso, qua mettete l'email, penso, poi qua ripetete l'email, poi qua la password, ripetete la password, mettete tutti i vostri dati. Poi, vediamo qua. Beh, qua non si vede molto bene. Sì, non si vede molto bene. Aspetta un secondo. Beh ragazzi, ne ho trovato una che si vede meglio. Beh, qua prendete la carta che volete. Qua mettete, sapete che dalla carta c'è un numero grande. E voi mettete, cioè, con più cifre proprio dalla parte centrale. Poi mettete quel numero lì dalla parte, sì, nella parte centrale, quella principale. Poi sotto il codice, quello sulla carta, c'è scritto anche la data in cui finisce la carta. E voi mettete anche quella, mettete solo il mese e l'anno. Poi qua, se girate la carta, c'è un coso, un quadratino bianco con un numero messo un po' storto, da me era così. E poi lo mettete qua, un numero di 3 cifre. Poi qua mettete il codice postale che avete voi, e qua mettete il paese e poi lo comprate. È easy, comunque, è easy. Vabbè ragazzi, penso che il video... Aspettate, devo farlo in modo decente. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ancora con la shaders, ma è troppo bella. Comunque, ditemi nei commenti cosa ne pensate. E poi è anche una cosa positiva per il canale fare questa cosa qui, perché adesso, fra tutti questi minigames fighissimi premium, su coso... li porterò sul canale, quindi farò magari anche più video, non lo so, vedremo. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ciao, sì. Ragazzi, poi con il Minecraft Premium sono anche riuscito a scaricare la shaders mod, perché sennò non ce la facevo, tipo mi dava sempre l'errore a Java exception has socket red, penso. E quindi adesso l'ho risolto comprando Minecraft. Ciao.